Manolas d'agosto 2015, Perotti e Sciarawi e Dzeko comunque dal 2016, quindi pian piano la Roma un'ossatura l'ha anche fatta. Florenzi c'è dall'estate 2012, quindi non è che la Roma ha sempre solo stravolto e non ha mai avuto un minimo di ossatura. Quest'anno si spera che l'ossatura rimanga questa, più chiaramente diciamo Fazio e Alisson e Under e qualche piccolo ritocco. Però ecco, no, io non penso a un vero e proprio smantellamento. Magari lo smantellamento potrà esserci tra quelli che sono i sostituti, cioè mi riferisco magari ecco, a Gerson, che a me dispiace dirlo, ma io non vedo proprio un giocatore da Roma. Penso a Bruno Perez, forse per la gioia di Matteo Juan Jesus, però ecco, più che Mamma mia. altro cessioni minori mi aspetto. Massimo due big, non di più. Ok, quindi parere diverso e anche più ottimista, direi, rispetto No, ad non Alessandro. troppo No, no, ho distante capito. da quello di Alessandro, però comunque sì, con leggermente più ottimista, quello sì. Chiaro. Senti, Luca, io ti ringrazio e ti do appuntamento presumibilmente a martedì prossimo, quindi prima della partita contro il Barça, alla vigilia. Poi ci Benissimo, risentiremo benissimo, chiaramente per ragazzi. la Io volevo conferma. concludere velocissimamente Dimmi, dimmi. mandando un bacio al cielo perché mi sembra doveroso per un grande personaggio che ci ha lasciato ieri, che è Fabrizio Frizzi. Certo, grazie, anzi ci uniamo al tuo saluto chiaramente. Va bene Luca, un bacione, Forza Roma, ciao, ragazzi! forza Roma, Ciao, forza Roma. ciao, Ciao. ciao. Bravo Luca che ci ha ricordato anche di ricordare appunto un protagonista, tra le altre cose un presentatore grande tifoso Della Roma. E della Roma, grande uomo di cuore e di sport. di TV. Sì, beh, chiaramente. E andiamo a una pausa musicale. Che dedichiamo alla ragazza di Alessandro Margherita, appunto, che ci ha richiesto questa canzone. Allora ci sentiamo. Ti fa stare bene di Caparezza.
te. E gocce di sangue e carezze sporche, quante me ne rimangono, e ti versi per te. Questa era la reclame dei Baustel, di cui è uscito l'ultimo disco, L'amore e la violenza numero 2. Noi siamo in collegamento telefonico con il nostro amico di Tribuna Stampa, Cristiano Montanarella. Ciao Cristiano. Ciao Cristiano. Ciao Alessandro, ciao Matteo, ciao a tutti e due. Allora Cristiano, parliamo anche con te chiaramente della partita vinta per 2-0 dalla Roma contro il Crotone. E appunto una partita che, insomma, una partita un po' moscia, molto ordinata, niente di che, appunto contro il Crotone ci poteva pure stare, visto la prestazione buona, cioè visto il passaggio di turno, io direi anche la buona prestazione contro lo Shakhtar, una partita che ci consolida poi al terzo posto, anche visto il risultato dei laziali, no? Ma sì, ma la Roma ha vinto come doveva vincere, ha fatto quello che doveva fare, diciamo così, minimo sforzo, massimo risultato. Tra l'altro io pensavo all'inizio partita che Di Francesco avesse un attimino esagerato col turnover, visto che ne aveva cambiati 6 giocatori rispetto alla partita con lo Shakhtar. Scelte che comunque sono giuste se vinci la partita e non sono giuste se non la vinci. Perché insomma chiunque aveva un po' storto il naso, perché dice non fa giocare un Der che comunque è in stato di grazia, diciamo, dai, è sì, insomma, no?
non fa giocare un Der, cambi due uomini per reparto, no? A chi è che non era venuto il dubbio che Di Francesco avesse sbagliato, e chi è che non gli avrebbe detto niente se la Roma non avesse vinto la partita? La Roma ha vinto la partita, non sono arrivate tutte le risposte da questi giocatori che ci si attendeva, anche perché secondo me tu tutti questi cambi insieme, ripeto, non li vuoi fare, se vuoi anche avere delle risposte, perché prendo Gonalon, no? Mm-hmm. Non è stato nominato prima, però Gonalon secondo me ha fatto un primo tempo da galleria degli orrori fino al gol, dove l'azione è ripartita da lui, nel secondo tempo tutto sommato ordinato. Bruno Perez manca a parlarne perché insomma quello è. Jesus non ha rischiato niente secondo me, insomma voi chi altro aiutatemi, perché sono pure passate quasi 2 settimane. Gonalon dico, no, Gonalon l'ho detto, Gonalon secondo me male fino al gol, poi dopo insomma io di Gonalon ho visto partite peggiori sinceramente, perché poi lì gli avversari fanno una scelta. Mm-hmm. Allora quando chiaramente sei tu a dover fare la partita, o ti vanno a bloccare Gonalon o ti vanno a bloccare Fazio, perché sono i due che cercano, diciamo così, con le caratteristiche di dover impostare. Secondo me Fazio poi tra l'altro lo fa da difensore, ma non lo fa nemmeno benissimo, però comunque è uno che ha quelle caratteristiche. E secondo me la scelta di Zenga è stata quella di bloccare Gonalon, infatti questo secondo me spiega il primo tempo brutto, che si era limitato a fare lo scavetto, no? E a cercare di servire chi si proponeva a fare la mezzala a salire. Spesso e volentieri si sono visti degli errori, però ripeto, quando i cambi, questo non è che uno se vuole fossilità su Gonalon, perché io tra l'altro ci credo ancora su questo giocatore, però quando uno cambia 6-7 giocatori tutti insieme, è difficile che poi queste 6-7 seconde linee ti danno tutte contemporaneamente ottime risposte. Poi comunque la Roma ha vinto, perché comunque ecco, è tornato al gol Sharawi facendo ecco, non so se vi ricordate bene l'azione, perché volevo dire questo, no? Mm-hmm. Là c'è sta il movimento di Dzeko che porta via 2 giocatori, l'inserimento di Sharawi, e l'altro che a me ha un po' deluso è stato Gerson. Perché anche in quell'occasione Gerson ha sbagliato, perché secondo me quando parte il cross di Kolarov, là il tridente deve stare tutto dentro l'area di rigore, perché fai caso che il cross di Kolarov è più teso e più veloce, dove non ci arriva nemmeno il Sharawi, là Gerson ci deve stare. Quindi non, secondo me per... non, eh? Dici che non lo vuoi fuori area, cioè diciamo lontano, ad aspettare... Non deve...